dalle stelle. Ore dei cieli e di luna rotta nel cielo. Va bene così. Si sono messi in gioco con ironia ed allegria per una causa di beneficenza i consiglieri comunali della quinta commissione: Francesco Dolce, il presidente, Gianluca Bruzzaniti, Rino Bellavia, Alessandro Maira, Luigi Romano ed alcuni componenti della giunta comunale, l'assessore allo sviluppo economico Ilaria Insisa, il vice sindaco Vito Margherita, l'assessore alla cultura Carlo Campione, per una causa benefica, una tombolata per raccogliere fondi per la Caritas. Un'iniziativa del Fatto Nisseno che ha ospitato per un pomeriggio i rappresentanti delle istituzioni, qualche rappresentante della stampa, nella redazione arredata dal direttore Michele Spena e da Donatello Polizzi per l'occasione, come il salotto di casa con tanto di camino ed albero di Natale, qualcuno ha detto essere un abete, autoironia, battute, scherzi, frizzi, lazzi con tanto di spuntini per rendere tutto verosimile, e cioccolata, semenze, ceci e le cartelle, estrattori d'eccezione, mattatori della serata, i Tafano Brothers al secolo, Roberto Gallà e Alfonso Grillo, che non hanno risparmiato nessuno con le loro freddure e le loro battute. C'è chi ha ballato, ma c'è anche chi ha cantato. Si è superato il consigliere Luigi Romano, capogruppo dei Dem in consiglio comunale, componente della quinta commissione, che si è esibito in un tu scendi dalle stelle di rara bravura. Ma anche il vice sindaco ha intonato qualche nota, palesando una timidezza che pochi conoscevano. La fortuna ha baciato l'assessore alla cultura Carlo Campione, il presidente Francesco Dolce, il consigliere Rino Bellavia, ma la tombola è andata al vice sindaco con quel 5 tanto agognato e poi uscito, che ha portato con sé in giunta il pacco regalo, dolcetti e anche della frutta. La diretta del pomeriggio di beneficenza è stata seguita su Facebook. Per un momento le barriere costruite, i muri alzati tra la politica, la stampa, la comunicazione sono stati abbattuti tutti assieme per un fine comune, senza recriminazioni e prese di posizione. Per un momento tutti, proprio tutti i presenti, sono state delle persone al di là dei ruoli e delle appartenenze.